Buonasera, buonasera a voi. Non potevo non parlarvi del conflitto che c'è in atto in questo momento tra Ucraina e Russia, anche perché potete immaginare che questo potrebbe pesantemente destabilizzare tutta l'Europa e potrebbe creare dei danni non indifferenti all'Europa, ma soprattutto all'Italia. Veniamo già fuori da una situazione drammatica di 2 anni di emergenza. Siamo quelli che sotto il profilo economico hanno gestito peggio di chiunque altro questa emergenza, nel senso che ovviamente avendo fatto chiusure su chiusure, ne ha sofferto tantissimo l'economia, molto più di quello che è avvenuto in altri paesi. Se poi ci mettiamo che sono schizzati alle stelle i prezzi, in particolare quelli dell'energia elettrica, potete capire che se realmente, e purtroppo ormai ci siamo, si va incontro ad un conflitto pesante tra la NATO e la Russia, questo potrebbe incidere pesantemente. Ora però andiamo un po' per ordine. Faccio una premessa. Io non sono un esperto di geopolitica, quindi non voglio entrare nel merito di alcune questioni che riguardano soprattutto la storia, perché bisogna conoscere la storia in maniera approfondita, partendo dall'Unione Sovietica per arrivare a quello che è successo poi con Gorbaciov e con tutti i presidenti che si sono succeduti fino ad arrivare a Putin. Putin l'altro giorno ha fatto un discorso molto ampio che appunto partiva da un discorso storico che io non conosco, dico molto sinceramente, se non in grandi linee, quindi non mi voglio addentrare su questi discorsi, però guardo i fatti, cerco di capire fino in fondo come stanno esattamente le cose, confrontando i dati, no? Senza ascoltare solamente una parte che ha interesse, chiaramente, da un punto di vista della propaganda, a raccontarci cose che magari spesso non sono vere. Ma partiamo da quello che è a conoscenza di tutti, no? In Ucraina ormai c'è una situazione drammatica. Sin dal 2014, l'annessione della Crimea alla Russia, e sin dai conflitti che sono nati in quegli anni, perché sapete che in Ucraina ci sono i separatisti russi che non si riconoscono nel governo ucraino, ma vorrebbero far parte della Russia, in particolare l'ampia regione del Donbass che conta più di 2 milioni di abitanti. Infatti, appena Putin si è mosso nel Donbass, hanno festeggiato. Ora io scrivo nel titolo che insomma la NATO e l'Europa sono ridicoli, ma non solo ridicoli, dimostrano anche di interessarsi delle faccende quando direttamente vengono colpiti, perché ormai questo è storia. Che in questi 8 anni ci sono stati qualcosa come 14.000 morti, molti causati, ed anche questo è storia, dalle milizie ucraine, no? Nei confronti dei separatisti russi che sono caduti per mano dell'esercito ucraino. Si era sottoscritto un trattato, il trattato di Minsk, dove veniva imposto che si sarebbero deposte le armi, in qualche modo si cercava di andare incontro anche a quelle popolazioni che non si riconoscevano nel governo ucraino, ma soprattutto che non si sarebbero usate le armi, che nel tempo si sarebbero deposte le armi, cosa che ha raramente rispettato l'Ucraina. Questo è un dato di fatto davanti agli occhi di tutti, cosa della quale pochi hanno parlato. Ora, perché io dico che insomma siamo già di fronte ad una vittoria di Putin, no? Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè Putin ha già vinto. Perché ha già vinto? Ha già vinto per due motivi. Uno è il motivo, oserei dire, quasi principale.
Ora, si è parlato molto dell'annessione alla NATO dell'Ucraina ed è di questi giorni la smentita da parte di un autorevole membro del governo tedesco, quindi la Germania, che è un punto centrale non solo dell'Europa, non solo da un punto di vista geografico, ma anche da un punto di vista politico, e lo è anche all'interno della NATO. E quindi un ministro che si esprime nel senso di dire non è un tema al momento l'annessione dell'Ucraina alla NATO, capite che ha un peso importante. E questa è la prima vittoria di Putin. Perché Putin chiaramente non era disposto ad accettare che gli americani arrivassero praticamente ai loro confini. Perché diciamoci molto chiaramente che la NATO, da un punto di vista militare, in buona sostanza sono gli Stati Uniti, no? Al 90% è l'esercito, sono gli uomini degli Stati Uniti. Ora voi immaginate se gli Stati Uniti si trovassero alla frontiera tra Canada e Stati Uniti oppure Messico e Stati Uniti, l'esercito russo, non penso che sarebbero molto felici. E quindi, voglio dire, il fatto che ci sia stata questa dichiarazione, io sono pronto a scommettere che almeno nei prossimi 5-10 anni di questa cosa non se ne parlerà più, cioè dell'annessione alla NATO dell'Ucraina, capite che è una vittoria di Putin, perché questa era la sua massima preoccupazione. E l'altra, aver riconosciuto l'indipendenza del Donbass. Adesso io voglio vedere cosa fa la NATO e in particolare l'Europa. Ieri in una conferenza stampa Biden ha detto: ah, partiamo subito, dobbiamo immediatamente punire la Russia, dobbiamo mettere in atto quelle che sono le restrizioni nei confronti della Russia stessa, chiudendo loro i rubinetti per quanto riguarda l'economia, non pensando che chi maggiormente subirà tutto questo sono i paesi europei e in particolare rimanendo al nostro paese l'Italia. Perché vedete, noi non importiamo soltanto il 40% del gas dalla Russia, ma importiamo anche il 65% del nostro fabbisogno per quanto riguarda il grano turco e pensiamo ad esempio all'alimento base della cucina italiana, la pasta, no? Quindi pensate quanti danni potrebbe causare una simile cosa, perché poi è chiaro che la cosa è reciproca. Se tu in qualche modo intervieni con le restrizioni, non permettendomi di avere accesso al panorama economico nell'Europa, la stessa cosa la faccio io nei tuoi riguardi. Tra l'altro Biden è chiaro che lui se ne può anche fregare perché queste cose lo colpiscono di meno gli Stati Uniti, no? Ma potrebbero colpire molto di più gli europei e anche in particolare l'Italia. E quindi per queste due ragioni, ripeto, il fatto che il tema che l'Ucraina possa entrare alla NATO almeno per anni non sarà più un tema. E il secondo, che il Donbass ormai è stato dichiarato indipendente da parte di Putin, e non sono gli interventi da parte, come si chiama, della NATO e dell'Europa che possono ostacolare tutto questo. Tra l'altro, voglio dire, ci sono anche alcuni autogol. Sappiamo che c'è appena stato un accordo da poco del gas che arriva direttamente attraverso un tubo in Germania, no? Per smisurate tonnellate di gas che in questo modo non arriveranno, ma penalizzeranno fortemente l'Europa. Più che causare un danno, sì, certo che causano anche un danno alla Russia, ma relativo, perché loro poi venderanno questo gas, ad esempio, ai cinesi. Quindi la situazione speriamo che finisca qui, perché poi è chiaro che dobbiamo sempre essere obiettivi. È evidente, ma io personalmente non credo. Sarei quasi pronto a scommettere, no? Che quello che dice Biden, che Putin ha in mente di arrivare a Kiev, sia propaganda, non è così, perché allora è chiaro che lo scenario cambierebbe, no? Se davvero Putin
Putin dovesse invadere l'Ucraina e arrivare a Kiev, questo in buona sostanza sarebbe molto meno ovviamente accettabile perché l'Ucraina è uno stato sovrano. Ma io ripeto, non credo che questo succederà, non credo che questo sia nella mente anche di Putin, ma per lui la cosa principale e assolutamente comprensibile è quella che non gli arrivino sotto casa gli americani con la NATO e con le armi. Ecco, questa era la cosa che premeva maggiormente a Putin e ne ha anche approfittato appunto per intervenire nel Donbass. E quindi voglio dire, cercare di mettere delle restrizioni all'economia della Russia, secondo me è veramente poca cosa, non credo che Putin da questo punto di vista possa soffrirne più di tanto. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.